Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, io sono in macchina, siamo appena arrivati qui al centro vaccinale. Manuel ha il secondo richiamo del vaccino. Speriamo che vada tutto bene. Io stamattina mi sono alzata con dolore qui e dolore tutta la cervicale. Credo che sto tempo, perché sto tempo faccia un po' sti danni, perché di giorno fa caldo e alla sera inizia a piovere e quindi secondo me lo sbalzo è un delirio, veramente. Allora, adesso vediamo quanto ci mette e in anticipo, perché in teoria aveva l'appuntamento alle 9:58, ma sono le 9:08. Vediamo se lo fanno passare prima. E poi vediamo cosa succede. Mi sono mutolita perché è passato proprio vicino alla macchina. E niente, ci riaggiorniamo poi dopo. Allora, ragazzi, Manuel l'ha fatto super iper in fretta. Ci ho messo tanto perché c'erano 8 persone davanti a Vabbè, ci ha me. messo tanto nel senso a entrare, però alla Dentro. fine non hai aspettato 15 minuti. No, dopo 10 puoi andartene. Ah, allora, la seconda dose. No, la tizia ha detto dovete aspettare 15 minuti, però poi adesso la tizia ha detto se avete aspettato più di 10 minuti e non avete avuto sintomi, andatevene. Ah, A me così me ne quindi. mancava 1 minuto, ho aspettato 14 minuti, non sarà il minuto mancante a stroppiarmi. Quindi entri, fai il vaccino, aspetti quei 15 minuti e vai via. Però ha detto che è andato direttamente, le ha dato il nome, è andato direttamente Sì, nella cabinotta nella dentro. cabinotta, gliel'hanno fatto e boh, è stato molto molto veloce, meno male. E niente, noi ci riaggiorniamo a casa, anche perché la batteria è scarica, perché non l'abbiamo messa sotto carica. Come scarica? Sì, tanto andiamo a casa perché Girone dobbiamo con pulire, eccetera. l'ipone. No, perché tanto dobbiamo andare a casa per fare dei lavori prima che gli venga male al braccio. E niente, ci riaggiorniamo quando siamo a casa. Allora, noi stiamo andando a casa. Adesso Manuel vuole poi passare in un panificio a prendere due briuscine perché non abbiamo fatto colazione. Poi dovremmo prendere l'insalata, ma voi direte, ma è strano, non ci sono posti dove prendere l'insalata vicino a noi. Ci sono, solo che molti non li conosciamo. Dovremmo provare a scrivere sul telefono e vedere se ci sono dei. C'è il consorzio Villafranca. Però no. E niente, quindi adesso andiamo a prendere le cose, le brioscine, poi andiamo a casa, facciamo colazione e poi iniziamo a pulire un po'. Magari vediamo se riusciamo anche a iniziare a grattare la scrivania, perché cioè, mi piacerebbe già farlo per poi metterla. Credo che la metteremo in camera. Tanto prima di finirla devi poi verniciarla, Però bisogna eccetera, iniziare. Poi poi per farla. dobbiamo fare ancora dei lavoretti, quindi da adesso in poi ci vedrete fare lavoretti, perché dobbiamo mettere a posto sotto la cantina, perché poi se voglio anche iniziare quando avremo il pomodoro, fare la conserva, eccetera, dovremo poi metterla sotto. Sì, dobbiamo Dobbiamo prepararla. grattare la ringhiera, grattare il cancello e Se ce la ridargli facciamo la. quest'anno, grattare il cancello così, la ringhiera magari ce la facciamo, Vabbè, quello comunque queste assolutamente. sarebbero le cose che vorremmo fare, poi quella che riusciamo a fare o Non non ce l'ha riusciamo a nessuno. fare dipende. Qua stanno mettendo a posto il ponte, guardate. Da quando è successo il fattore del ponte di Genova, Questa è l'autostrada, eh. sì, stanno facendo tutti questi lavoretti per metterli in sesto. Per ristabilire un attimino perché ci sono dei tiranti a vista, ci sono cavi e cose, quindi stanno un attimo facendo manutenzione. Esatto, e niente, comunque quando arriviamo a casa e facciamo merenda, cioè merenda, ciao, colazione, Katia, vi faremo vedere anche cosa ha preso Manuel e poi metteremo sotto carica la Osmo, se no non possiamo fare un bel niente. E
magari ne approfitto anche per fare una lavatrice, perché comunque Oggi di nuovo da pioggia stasera, però. Quindi meglio farla prima, così la mettiamo lì e la sera tiriamo tutto dentro, perché tanto piove. Li prendiamo qua o li prendiamo nell'altro paese? Nell'altro paese qua non c'è. Questo è quello che dovevo dirvi. Ora stacco e ci vediamo dopo. Abbiamo preso adesso un caffè, due briochine al mi perde il fuoco, no, mi perde proprio la persona. Abbiamo preso, dicevo, il caffè e le briochine. Adesso andiamo a vedere quel vivaio dove siamo già andati altre volte, di prendere l'insalata e qualcos'altro. Adesso vediamo, perché dove abbiamo messo i fagiolini ne è cresciuto solo uno, cioè una piantina. Quindi pensavamo di girare un po' la terra, eccetera, e piantare qualcosa, ma non sappiamo ancora cosa. Chiederemo consigli a loro su cosa c'è, cosa può stare bene di che comunque non c'è tanta luce. E niente, io stacco perché sennò non riesco a farvi vedere niente dentro la cosa, perché scarica. Allora, stiamo tornando a casa. Come avete visto, abbiamo preso basilico, prezzemolo, perché quello che abbiamo si sta ricrescendo, però comunque bisogna insomma, abbiamo già fatto vedere, no? E bisogna metterne di più. E poi Manuel ha voluto prendere le carote, perché cosa è successo? Oltre ai fagiolini, che ne è venuto solo uno, le carote abbiamo visto male. Che è uscito qualcosa, però non... Adesso che smuoviamo la terra vediamo cosa è successo. Se ci sono e sono piccoline, credo che si possano mangiare lo stesso. Sì, certo. Quindi toglieremo quelle e proviamo a metterle di nuovo, perché noi abbiamo fatto i buchini e poi abbiamo messo i semini così dentro, però ci hanno detto di fare diversamente. Buttarli così e rastrellare. Esatto, cospargere e rastrellare, però vengono su. Quindi ci vorrà un bel po' prima che verranno su, però ci riproviamo. Poi dove c'è l'insalata mettiamo di nuovo l'insalata, e dove ci sono i fagiolini nel pezzo che manca, perché tanto non c'è, mettiamo altro basilico, così poi faremo il pesto. Anche perché Manuel fra un po' fa fuori tutto il basilico che c'è, a fuori di mangiare basilico. E boh. Quindi lo faremo insieme. Non so adesso se lo facciamo subito o se lo facciamo poi più tardi. No, stasera non ci siamo. Quindi. Vabbè, più tardi. Perché alle 5 noi dobbiamo essere giù, quindi non è che abbiamo. Facciamo prima delle 5. Comunque, vediamo anche il caldo che fa e non fa. Allora ragazzi, noi siamo arrivati a casa, abbiamo mangiato, poi ci siamo messi un po' giù. Manuel sta bene, non ha neanche il dolore al braccio, quindi buon segno. Del resto sono io quella che si sente a pezzi, perché male, come vi ho detto stamattina, tutto qua e qua così, boh. Avrò preso un colpo d'aria, credo, perché di solito mi succede quando c'è troppa aria. Adesso ci prendiamo. Ecco. Sì. Ma guarda, poco poco.
Ma è il braccio, poco poco. È un po' di male il braccio. Ma pochissimo, ma poco poco. Ah, gli è venuto un po' male il braccio. Ma poco. Adesso, poco poco. E niente. Adesso ci prendiamo un po' di caffè. Poi facciamo insieme i salattini. Che devo andare. Oggi è il compleanno della mamma di Marvel. E andiamo giù a festeggiare. Ho sentito mia cognata e faccio un attimino i salatini qui a casa, so tutta la roba, e poi quando andiamo giù verso le 5 prepariamo tutto il resto, perché dobbiamo fare degli antipasti, poi mangeremo la pizza che fa suo marito. Mi è caduto tutto. E quindi facciamo un po' così. Mi devo lavare i capelli perché sono un po' zuzzini. Il nostro vicino sta facendo qualche lavoro, non abbiamo capito se vuole fare la piscina e interrata, non si capisce. È fuori che... No. Guardatelo, molto buono, è uscito un pochettino, devo di nuovo... amore, si sta rotolando, guardatelo che carino amore, patato. Che topo, continua. Si vede che gli prende la schiena tantissimo. Poi sono uscite un sacco di rose bianche, infatti sono contentissima. Ce n'è una piccolina che è sbocciata, ok, adesso mi vedete, piccolina e rossa, e poi c'è un'altra rossa nera, però quella rossa piccolina ce ne sono due, ma una è ogni tanto su, ogni tanto giù, di bulbo. No, di bulbo, scusate, di bocciolo. Invece, per quanto riguarda quelle bianche, ce ne sono un sacco, dopo ve le riprendo. E invece quella nera ce n'è solo una e non sta facendo altre bocciole, quindi dobbiamo capire un attimino, sono di nuovo buio, ok? Bisogna capire un attimino se farà qualcosa ancora o no. Niente. Adesso vado a vedere il caffè. Di nuovo buia. Ah no, stavolta non è diventato buio. Che bello. E niente, poi dopo ci mettiamo a fare i salatini insieme. Per chi non sa come li faccio, perché li ho fatti vedere già tante volte, penso. Non mi ricordo se qui li ho fatti vedere su questo, cioè in questa casa o no. Comunque, sto guardando che la cappa era un po' storta il pezzo sopra. Si vede che pulendo l'ho spostato. E niente, quindi facciamo insieme, così vedete anche voi un attimino come si fanno. Visto che ci sono tante persone nuove, magari non hanno visto i video vecchi, è sempre bello riproporli. Allora ragazzi, spero che mi sentiate, perché comunque stanno facendo lavori e quindi un po' di casino, di rumore c'è. Però adesso facciamo, aspettate che non ho neanche acceso il bimbi, però stanno facendo dei lavori e ho già chiuso tutto sperando che non si senta rumore. Adesso prendo gli ingredienti mentre lui si accende e poi facciamo insieme. Allora, non mi sono dimenticata una cosa ovviamente. Adesso vi dico passo passo perché non mi ricordo esattamente dosi eccetera. Lo cerchiamo sul bimbi. Ok, qui ci dice farina, vediamo se basta quella che ho, se no la togliamo. Vi abbasso. Ok, andiamo a mettere 150 di farina. Vediamo se questa basta. Ovviamente voi potete farla anche senza il bimbi, mi raccomando. Non perché c'è il bimbi non si possa fare,
Poi avanti, 75 di burro. Mezzo cucchiaino di sale. D'acqua 20 secondi qua, se fate a mano fate come riuscite. Non vi ho fatto vedere lo schermino, ma qua mi diceva tutto quello che dovevo fare, perché questa ricetta ce l'ho salvata su il bimbi. Quindi allora, l'impasto è pronto. Io adesso ne ho fatto solo uno, vediamo se mi basta. Se mi basta facciamo solo questo, se no ne faccio altro, tanto ci vuole poco tempo. Adesso bisogna metterlo sul piano di lavoro e formare la pallina. Se non lo usate subito, lo prendete e lo mettete in frigo. Se invece vi serve subito, automaticamente lo mettete e fate quello che dovete fare. Quindi adesso sposto il bimbi là, tolgo questa roba, anzi devo mettere la farina che avevo finito nel barattolo. Ok. Qua mettiamo la polpa, tanto ci serve. Spostiamo il bimbi, questo lo teniamo qua da parte. Nel frattempo ho acceso il forno microonde. Scusate, sto guardando che lampeggia, quindi non connetto il forno. Capisco perché lampeggia la schedina e ci rivediamo. Allora, nel frattempo ho acceso il forno, così è già pronto. Asso, stava facendo casino, vai. Adesso facciamo una pallina con la pasta brisè. Se mi metto giù. Ok, magari non è un'angolazione che uso di solito, però almeno si vede un po' meglio. E almeno non ho la Osmo che rischia di cadere. Quindi mettiamo qua. Vediamo se basta, perché se non basta ne facciamo un'altra. Quindi facciamo una pallina. Ci metto un po' di farina perché è rimasta un po' troppo bagnata. Quindi ok. Adesso la stendiamo. Ok, allora la vedete, sì, adesso facciamo così, mi serve un uovo ancora, aspettate che io mi ricordo dopo le cose. Ok, quindi dicevo, iniziamo con i Wuster e poi andiamo a vedere se basta la cosa, cosa fare.
Allora, io di solito faccio così, metto i viewster qua così, spero che vediate. Le mani sporche, se mi vede mano che uso la Osmo con le mani sporche mi mangia. Facciamo così. Sì. Ok. Chiudiamo la pasta. Facciamo fare un giro così e poi andiamo a mettere il nostro uovo tutto qua per andare a chiuderla. Ok, quindi andiamo. Questa è una pasta in più. Io li vado a fare piccolini perché così ce ne sono di più e stuzzicano di più, secondo me. Quindi, andiamo. Ok, allora, peperoni tagliato, ho preso anche le acciughe. Allora, ho preso queste qua nuove, se sono buone, sì. Mettiamo un coso di peperone qua così. E arrotoliamo anche questi. Un po' di uovo per chiudere. Ok, adesso con l'uovo vado a spennellarli tutti sopra. Ok, adesso andiamo a infornarli. Allora, ci vorrà pochissimo, penso che 10 minuti e un quarto d'ora sono pronti, quindi io vado a mettere a posto la roba e poi vado a lavarmi i capelli, anche se non so come riuscirò perché oggi la cervicale, come vi ho detto prima, è un po' un casino e chinarmi, non so come ne verremo fuori. Aspettiamo che si facciano, poi vado su.
ecco qua i salatini. Secondo me questi salatini qua vanno super iper bene quando dovete fare un aperitivo. Infatti stavo pensando che non mi dispiacerebbe adesso che fa un po' più caldo, invitare qualche amico per fare qualche aperitivo, quindi fare un po' di queste cose qua, le pizzette, eccetera, eccetera. Perché con questa pasta qua potete fare anche le pizzette. Quindi buona, buona. Adesso vado su, ho preso appena una tachipirina, mi do una lavata i capelli e poi mi preparo per andare giù da mia cognata perché sono già le 4 e mezza, noi alle 5 dobbiamo essere giù. È qua vicino, quindi ci mettiamo poco. Allora, buongiorno. Oggi è il giorno dopo perché c'è stato un mega salto temporale. Aspettate che mi siedo perché sennò stavo anche cadendo, ma va bene così. Allora, giorno dopo, ieri alla fine non vi ho fatto vedere più niente perché siamo andati da mia suocera, abbiamo finito di preparare le cose che dovevamo preparare e poi abbiamo fatto festa. Siamo arrivati a casa tardi, quindi niente. Quindi adesso andremo a mettere le cose che dobbiamo mettere nell'orto, che abbiamo preso ieri, le abbiamo messe in cantina per lasciarle rinfrescare e lo faremo insieme. Poi cercherò di fare in fretta a montare questo video perché sennò non so se esce per le due, perché siamo un po' indietro, dobbiamo rimetterci un po' in pari. Siccome i capelli sono veramente lunghissimi, cioè lunghi lunghi, vado a metterli raccolti, visto che adesso andiamo a fare delle cose nell'orto. Vi faccio anche vedere il mio outfit per l'orto di questi di oggi. Vediamo se riesco, perché con la telecamera non so se riesco a farvi vedere. Per farvi vedere qualcosa di diverso. Allora, ho questo top fatto così, che è molto molto carino. C'ha le, non so come si chiamano queste cose, non lo so, mi piaceva, l'ho messo. E poi ci sono questi pantaloncini che aspettate che tiro un po' giù, ok, che sono rossi, non sono proprio, aspettate che, ok, non sono proprio leggeri perché sono... In realtà non so di che stoffa sono fatti, sto cercando di capire, ma non lo so. Comunque sono dei pantaloncini anni 50, cioè proprio anni 50, perché beh, comunque questo è tutto l'outfit, pantaloncini rossi e toppettino. E adesso vi spiego perché sono anni 50, non perché hanno lo stile anni 50, eccetera, ma perché sono della zia di Manuel, che lei aveva tutti questi pantaloncini, vestitini fatti su misura e li ha dati alla mamma di Manuel. Poi lei non li ha più usati e Manuel li aveva presi tanto tempo fa per fare degli shooting fotografici, che tra poco riprenderà, quindi magari vi porteremo anche con noi a vedere gli shooting fotografici, eccetera. Sento Manuel che parla, ma non so cosa stia dicendo. Comunque, li aveva presi per fare praticamente le foto. Poi ci sono degli abiti che a me sono piaciuti tantissimo. Poi ho deciso di non tenere più. L'unica cosa che ho tenuto sono questi pantaloncini, perché mi piacciono come stanno. Comunque si sono un po' più spessi degli altri, però non tengono così tantissimo caldo. Poi sono rossi, quindi a me piace il rosso, li ho tenuti. E cosa vi volevo dire ancora? Sì, c'è mio cognato che mi bacchetta perché io sto sempre così, no? Però ormai la mia postura è fatta così perché sono cresciuta così ed è così. Invece mi dice: no, tira sulle spalle. Ieri mi cazziava perché io dovrei stare dritta. Quante di voi stanno dritte? Io non ce la faccio, dopo un po' mi viene male tutto qua. E quindi poi scendo. E niente, adesso vi faccio vedere quante rose sono spuntate. Poi vado a chiamare mamma perché sennò non facciamo più niente. Allora, qui ci sono le roselline, quelle piccole. Sono rimaste così piccole confronto alle altre perché
avuto proprio un problema di crescita questa pianta qua, non so come mai. Comunque lo so, vi faccio vedere sempre ste rose, poverine. Direte, Madonna, che palle. E qua ce ne sono un sacco. E tanti bulbi che si devono ancora aprire. E queste sono tutte quelle bianche, che sono sbocciate tantissimo, guardate che belle. E qua ce n'è un'altra di nuovo rossa nera, rossa nera. Però non stanno uscendo altri bulbi. E niente, adesso vado a chiamare Manuel che si muova, perché poi dobbiamo andare anche da mia suocera. Ho visto un filo di zucca da mia suocera a finire di mangiare quello che c'era ieri sera. E dobbiamo montare anche questo video, quindi dobbiamo muoverci. Allora, qui c'è tutta la roba che dobbiamo piantare e poi mi sa che domani mattina, presto presto, verrò a togliere l'erba perché... No, no, ma adesso l'erba Eh no, qua così arrangio. intendo. Ma l'erba arrangio io adesso. Stavi Non ammazzando lo so. l'origano. Vedi, l'erba? Bisogna fare così? Adesso piantiamo e poi facciamo così. Comunque questo è lo stato dell'orto che non avete più visto. È pieno d'erba, quindi dobbiamo togliere tutto. C'è un L'avevo fiore di trascurato qualche zucchina lì. settimana. Devo togliere un po' di zucchini che non ce la fanno a crescere perché purtroppo ce ne sono alcuni. Infatti dicono di toglierli. E altri che sono già cresciuti, eccetera. Qua devo togliere queste due insalate che erano montate. E qua stanno nascendo le altre cose, melanzane. E qui ci sono le carote, in realtà. Adesso vediamo. Allora ragazze, adesso andiamo a piantare di nuovo le carote perché non sono venute, però ci hanno detto di buttarle proprio così sul terreno e poi col rastrello mischi un pochettino, no? Quindi andiamo a buttarle qua nella nostra zona sperando che questa volta vengano. Mettili senza guanti. Conviene, mi sa. Però aspetta un attimo perché sono fatti così. Non lo so, allora. Leggiamo. Vediamo cosa dice, varietà medio tardiva, radice conica di un bel colore rosso arancione croccante,
si semina in soffice con le lavorazioni e fogliame di medio vigore, ovviamente ah no, vedi qua c'è la fine distante tra loro centimetri 20, credo. Ah, che strisci, metti la striscia tipo mezzo millimetro sotto terra e gli metti solo un po' di terra sopra? Credo di sì, sai, uffa. Credo di sì, perché sono, vedi, sono strisce, quindi metti le strisce. Sì, ah, facciamo così. Perché altro c'è? Non è che ci sono. Dai, vai, Duma. Allora. No, le mettiamo così, stavolta. Sì, sì. Allora, aspettate che tolgo i guanti perché sennò non riesco. Aspetta che... No, vabbè, non importa. Allora, sì, credo che siano quelle cose che... Già pre... come si può dire? Sì, che quando poi le bagni la carta si scioglie. E il semino va in fondo. Il semino è in fondo. Ok. Credo, facciamo un esperimento, proviamo ragazzi. Le abbiamo provate tutte. Non sapevo che erano così via perché abbiamo aperto insieme. Bello della diretta. No, non è diretta. stoppa. Bad skies and countryside, it all comes flooding back to me. Watercolor when we had each other, caught up in the memory of when we talk all night drinking cheap white wine. I let you see my darkness, then I fell in love, but you gave me up. I still don't know what happened. I know we're over and I should move. I'm just a little nostalgic. I know. Vai, vai, solo un pochino. Allora andiamo a piantare le insalate. L'insalata. E le faccio un po' distanti perché c'è scritto di farle distanti. Facciamo dei buchi. Ma non ti ho ripreso, ridillo. Allora, le mettiamo un po' distanti perché c'è scritto di metterle distanti. 15-40 cm in realtà, però cioè, farà così, così ci sta. Questo facciamo qua. Mettiamo sempre i nostri 2-3 pallini. Scusate per la ripresa che sarà estremamente bruciata, però purtroppo adesso tira sole, sono le 11:20. Ma perché stamattina non è che ci siamo alzati tardi, è che abbiamo pulito tutto l'orto, ci abbiamo messo una vita a farlo. Poi fa un caldo becco, adesso bisogna poi bagnare tutto tra l'altro. Tiro la gomma o lo fai a... innaffiati? Non lo so. Perché se tiro la gomma... Non lo so. Vieni, andiamo. Adesso mi studio qualcosa. E lo facciamo innaffiatoio. Se non c'è tantissima roba, no, ce l'è un po'. Sì, vabbè, ma tanto bagni così. Li bagni bene, non bagni a... con l'innaffiatoio. No, bagniamo a pompa, perché con l'innaffiatoio non si bagna benissimo. Allora, iniziamo a mettere il basilico. E mettiamo qua, no? Ce n'è un sacco, quindi metteremo su due file, perché sennò non c'è niente. Perché come al solito mi sa che abbiamo esagerato. No, ma col basilico non si esagera mai. Sono 6-12, quindi uno.
No, puoi tenerti un po' più in là, quello sì. Cioè, tra una fila e l'altra, tieniti un po'. Cioè, esatto. Capito. Poi mia sorella si chiede perché a me non durano le unghie. No, qui ci sarà la mia scena, no, mi sa che non basta lo stesso. Quanti ne dobbiamo mettere? 12. Allora qua 6 e 6, 12. C'è. Sì, ma il prezzemolo dobbiamo mettere là su. Il prezzemolo ce lo studiamo. Allora. Perché tu volevi mettere il prezzemolo qua? No, pensavo avessi come quella d'acqua, ha detto di metterlo all'ombra. No, il prezzemolo ha detto che può stare al sole. Lo mettiamo. È solo il basilico che è meglio che stia all'ombra. Allora, cioè sta bene all'ombra. Qua non ci sta. Quindi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, ok. Mettiamo giusto un po' di concime, ma proprio poco. Tra l'altro abbiamo tagliato un po' di piante per riuscire a dare un po' più di luce ai pomodori, perché avevano qualche pianta che gli facevano ombra, quindi abbiamo fatto un po' di giardinaggio, un po' di potatura forzata, purtroppo. Un po' in video. Prendi da qua. Ce n'è. Allora, io sono qui in camera che sto finendo di montare il video, poi lo farò esportare e andiamo a fare un attimo un bagno in piscina, cioè io andrò a fare il bagno in piscina e poi ritorniamo a casa, arrivano mamma e papà a vedere la partita e niente, io ne approfitto per salutarvi adesso, così metto il video in esportazione. Spero che vi sia piaciuto questo video, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se non siete iscritti, iscrivetevi, mettete mi piace, attivate la campanellina e poi basta, commentare l'ho già detto. Ci vediamo domani nella live. Un bacione e scusatemi per il ritardo, ma è stato un po' un casino.